Ciao a tutti ragazzi, sono l'una e mezza, sono stanca morta, vi faccio vedere l'orario, che non so se lo vedete, ma l'una e 30 qualcosa e qui giusto per verificare l'una e 32, di notte ho un sonno boia, però mi sono resa conto, dopo essere tornata a casa dalla mia amica, che ho finito il dentifricio, perciò ora vi faccio vedere che andremo in questo convenience store, ossia dove si fa benzina, vedete i distributori, oppure si può andare dentro se sono aperti, perché con il coronavirus qua non si sa più se la gente è aperta o meno. Se sono aperti vi faccio vedere, visto che il Walmart era chiuso, che di solito è aperto 24 ore su 24, però adesso con la scusa di questo virus chiude alle 8:30. E vediamo se questo è aperto o chiuso. Comincio ad avere dei dubbi che sia aperto, però ragazzi, aperto, eccezionale. Hi, how are you? Good, thank you. Eccezionale, quindi vediamo qui nel, vediamo se hanno, dov'è che hanno, quindi vedete, se vi trovate di notte con niente potete venire qua a comprare la roba, però vedo che non c'è il dentifricio, però se avete male tipo e le farmacie sono chiuse, oltre che andare all'uomo potete venire qua e prendere tutto quanto quello che vi serve per il male, per dormire, sì, roba del genere, ecco. O se volete trombare come hanno pure questi, e di qui caramelle, quindi sì. Poi qui girato l'angolo, oltre ai gelati, newspapers eccetera, se per caso avete problemi con la macchina venite qui, c'è olio, wipes per pulire la macchina, tutto praticamente. Qua altre caramelle, beveroni da litri, ecco. Qui ci sono altri dolciumi, caramelle, patatine, eccetera. Mangiare per il gatto, cane, eccetera, se per caso vi siete dimenticati di dargli da mangiare. Poi ci sono le cose per appunto lavare, detersivi, eccetera, eccetera. E ricordatevi che sono le 1:35 di mattina, ragazzi. Ecco, detersivi di nuovo. Come pulire, perché non si è mai puliti abbastanza. Ho un sonno boia, ragazzi, cioè non capite, qua tutte queste cose belle colorate, e c'è anche il latte, quindi se vi rendete conto che sta senza cose per la colazione alla mattina, venite qua, comprate il latte, succo d'arancia per la colazione, birre varie, alcol, eccetera, ma si può entrare qua dentro, penso di sì ragazzi, penso che si possa entrare, voi entrate qua dentro, ma sì dai, entriamo, perché no. Qua come vedete ci sono tutti quanti gli scatoloni appunto di birra di tutti i tipi possibili immaginabili, dalla Bud Light, Corona, tutte le birre che volete individuali oppure decisamente in pacco enorme, giusto per. E ora usciamo e torniamo per cercare il dentifricio. Ma questi sono buoni ragazzi, questi sono molto buoni, sono cocktail già fatti, li aprite così, li mettete in borsa, portate in spiaggia che è illegale, comunque l'importante è quella, vediamo. Ok, comunque, siccome non mi va di riprendere le persone in faccia quando faccio questi video, spegnerò qui. Quindi, guardate, c'è la carta igienica, perché qua non si moda a fregare la carta igienica. Thank you. I saw everything else except for the toothpaste. Right? Because I'm assuming it would be probably. Oh, okay. There's Colgate. Oh, perfect. That's perfect. No, that's perfect. Trovato.
Oh, actually, I might take the part. With some wine, okay, wow, you are actually on it. Perfect. Okay, you know, I think I'm gonna Sensodyne. Thank you so much. Beh, che dire, me li ha trovati non uno ma ben tre, quindi dopo che cercavo da un bel po', ecco, io prendo questo della Sensodyne, è quello per le gengive che comunque sono sensibili, ed ecco qua, come potete vedere ci sono altre cose qui, per esempio qui ci sono tutte quante le medicine o shots di energia che sono scontate al 50%, ed ecco tutto qua. Quindi questo di nuovo è il video di come fare la spesa all'1:30 di notte, nell'eventualità vi siete dimenticati qualsiasi cosa o vi serva qualsiasi cosa. Ciao!